Ciao, arrivati al 13 di settembre, direi che è ora di fare un video sui prodotti sì e prodotti none, come li chiamo io, dell'estate. Allora, comincio dai prodotti sì, sono buona. Allora, il primo prodotto sì di cui vi parlo è il prodotto di Neve Makeup, è un bronzer minerale. Io ho il bronzer Maldive, l'ho pagato 12,90 € sul sito di Neve Makeup, non avevo mai provato prodotti minerali, quelli di Neve Makeup sono stati i miei primi prodotti minerali. Mi sono trovata strabene con questo bronzer, applicato col Kabuki, uniforma l'abbronzatura, si sì, uniforma bene con l'incarnato. Colore azzeccatissimo perché non è troppo né troppo scuro né troppo chiaro. Mi è piaciuto molto e penso proprio di prenderlo anche quest'altro anno, anche se come vedete di prodotto minerale se ne usa veramente poco, quindi ce n'è ancora parecchio, se riuscite, se si vede. Se riuscite a vederlo, ce n'è ancora parecchio, se ne usa davvero poco, ma i risultati sono fantastici. Quindi bronzer minerale Maldive. E questo è uno. Secondo prodotto è il cristallo di potassio. Non so se lo conoscete, il cristallo di potassio è un cristallo, infatti, che si trova in natura ed è un antiodorante naturale. Questo qui come l'ho scoperto? L'ho scoperto parlando con una persona che lo usa da tanti anni, si trova benissimo, non ha nessun odore, si usa. Come si usa? Bisogna inumidire il cristallo sotto l'acqua corrente e passarvelo sotto le ascelle. È un prodotto che non vi blocca la traspirazione, quindi voi sudate ugualmente, però assolutamente fa una barriera che non vi fa fare cattivo odore, annulla completamente i cattivi odori e potete usarlo in tutto il corpo, sotto le ascelle, addirittura sui piedi, nelle linguine, dove volete perché non ha nessun problema, non dà allergie. Poi questo l'ho trovato a un mercatino. E di solito si trova il cristallo, li vendono sfusi nei sacchettini. Questo è proprio uno stick, però non ve lo apro perché ho paura di fare un casino. Però questo qui, come vedete, è proprio un deodorante, cioè voi lo svitate e il cristallo normale, come uno stick, un deodorante in stick. Mi trovo strabene con questo qui perché non fa nessun odore, va benissimo e non macchia, soprattutto non macchia i vestiti, assolutamente. Quindi cristallo di potassio, l'ho pagato 5 euro come ho detto al mercatino, però so che si trova benissimo anche nell'erboristeria, anche in qualche parafarmacia. Altro prodottino, questo qui, che se avete visto la review di Fitocose, ma credo che nessuno l'abbia vista ancora perché l'ho caricata al contrario, è un solare, è il solare alla carota di Fitocose, quello protezione bassa 4-6. Non si legge più l'etichetta perché l'ho usata talmente tanto che è straconsumata. Mio primo solare Cobio, mi sono trovata veramente bene. Solare fantastico. L'odore secondo me celestiale, buonissimo, molto liquido. Che visto così dite, boh, che cos'è? Acqua colorata. Sembra veramente acqua. Io lo agito sempre perché come tutti i prodotti naturali vanno agitati perché formano un fondo. Io mi sono trovata molto bene, secondo me anche più di un 4-6 come protezione, però mi sono trovata veramente bene. Questo tra l'altro lo ricomprerò sicuramente. E questo l'ho pagato 6,55 euro, quindi anche un prezzo abbordabile secondo me, perché i solari veramente a volte hanno delle cifre e poi c'è di tutto dentro tranne che roba che fa bene. Questo ha anche l'aloe, quindi buonissimo, questo ve lo consiglio ormai direi per l'anno prossimo, a meno che non andiate, fortunatoni, in vacanza, non so, ai tropici. Altro prodotto Fitocose, questo è lo shampoo alle mucillagini. Allora, lo shampoo alle mucillagini, questo qui è per capelli delicati e di lavaggi frequenti. Io ho provato questo perché ultimamente, no, ultimamente, veramente già da un po', che ho dei problemi con gli shampoo. Nel senso che prima usavo i soliti shampoo da supermercato, quelli magari che tanto pubblicizzati,
fino a che con uno shampoo, ora non voglio magari dire quale, se vi interessa vi farò una specie di video, mi è venuta praticamente uno bello sfogo sulla cute, ho dovuto prendere anche del cortisone, quindi, e questo sicuramente mi hanno detto da agenti schimogeni e altri prodottacci schifezze che ci sono dentro gli shampoo. Quindi ho abbandonato definitivamente questi shampoo e ve lo consiglio anche voi di farlo. E ho provato questo shampoo emulsivaggini per cercare di ristabilirmi. Quindi questo qui per capelli delicati, lavaggi frequenti, l'ho preso anche in vista del mare quest'estate. Prodotto fantastico e penso proprio che lo userò tutto l'anno o magari lo alterno a qualche altro shampoo di fitocosa, ma sempre fitocose. Mi sono completamente ripresa, non ho più problemi di sfoghi sulla cute, non ho più problemi di prurito, i capelli stanno più puliti, veramente sono molto più puliti i capelli, mi rimangono più puliti. E fa pochissima schiuma, come penso che molti di voi sappiate, ma non è un problema, non è assolutamente un problema. Magari le prime volte vi trovate un pochino straniti proprio per questo fatto che non fa schiuma. Quando ci avete fatto l'abitudine, ormai diventa una cosa normale e va bene così, va benissimo così, lava molto bene. Io mi sono trovata molto bene, poi ovviamente magari non per tutti i capelli è giusto questo prodotto, però io vi consiglio di provarlo, specialmente se avete i capelli delicati, avete problemi di prurito come li ho io e ve li lavate molto spesso. Io questo l'ho usato tutta l'estate, non è il primo flacone ovviamente, e l'ho usato anche tutti i giorni dopo il mare, quindi fantastico, veramente. E questo qui l'ho pagato, fatemi pensare, mi pare 5 euro, 5-6 euro, o 8,75 euro. Beh, direi che come prezzo è, cioè, abbordabile, considerate che altri prodotti da banco, se andate a cercare marche un pochino più conosciute, non è che si allontanano molto da questo prezzo. In più hanno cosacce dentro. Bene, finiti i prodotti sì, passiamo ai prodotti no, che fortunatamente sono solo due. Allora, il primo, chi ha visto la mia review Kiko sa di cosa parlo, è questo simpaticissimo ombrettino in crema. Allora, questo ombrettino in crema è assolutamente inutile. Inutile nel senso che l'ho comprato per provare a usarlo come base e una base non è. Posso dire che è in crema, ma è quasi unto, non ha colore, questo se voi vedete sembra dorato, beige, invece è trasparente completamente, ha qualche brillantino, non fa assolutamente da base, anzi va nelle pieghette, quando vi truccate sopra è un casino perché vi rovina il trucco, quindi è meglio non mettersi base a questo punto piuttosto che mettersi questo. L'ho pagato 2,50 euro, anche se sono pochi soldi, sono soldi buttati perché comunque se vedete è strapiccolo, quindi non ho idea di cosa ci farò. Meno male che è piccolino così, cercherò di finirlo al più presto. Questo è il numero 22. Come ho detto nell'altro video, non so se gli altri colori di questa stessa linea sono uguali, ma questo fa veramente pena. Ok, altro prodotto. Questo qui qualcuno rimarrà magari un pochino perplesso. Allora, questo qui, sempre col discorso del mio avvicinamento ai prodotti EcoBio, su internet sento parlare molto bene di questo balsamo, che è il balsamo per capelli nutriente all'avena di B&B. Questo qui, vedendo le recensioni, molte persone dicevano buonissimo balsamo, naturale, senza schifezze dentro, e fin qui ci siamo, guardando anche l'inci, inci molto buono, insomma, solite cose, poi chi conosce B&B sa di cosa parlo. Allora, il problema di questo balsamo è che non è un balsamo. Allora, prima di tutto è veramente un cremone, sembra una pomata, quindi anche applicarlo, boh, viene un po' poco pratico. Ha un odore che secondo me è tremendo, sarà che è naturale, quello che volete, però dico io, non tutte le cose naturali devono avere un odore schifoso, o almeno, boh, non so, dite anche voi cosa ne pensate. Questo qui si sa di avena, sa di cereali cotti, non so neanche spiegarvi che odore fa, ha un odore che secondo me è assurdo. Quando si asciugano i capelli rimane, quindi anche l'odore non è dei migliori. E cosa più grave, secondo me, è che non è assolutamente districante, non fa niente.
Cioè, per i miei capelli assolutamente è stata una cosa inutile. Io l'avevo comprato per l'estate, in vista comunque del mare, del sole, comunque i capelli sono più annodati, sono un po' più fragili. Questo, cioè, potevo anche non usarlo perché tanti capelli erano uguali a prima. Niente, non c'è scritto che è districante, però di solito i balsami qualcosina fanno. Questo è assolutamente inutile. Anzi, mi sembra quasi che facesse peggio. Quindi, magari per qualche altro tipo di capello può andare bene, ma io non mi sento di consigliarlo, almeno chi ha i capelli come me, cioè lunghi, perché assolutamente non mi ha fatto assolutamente niente, zero. Infatti non lo ricomprerò più, sono tornata per ora al mio Splendor a cocco, che come Ninci non è granché o molto buono, anche se tra parentesi dico che c'è di peggio, in attesa di trovare un balsamo eco-bio migliore. Anzi, se avete qualche balsamo da consigliarmi, mettetemi un messaggino qua sotto, che ogni consiglio verrà apprezzato, vi risponderò sicuramente. Bene, questi erano i miei prodotti dell'estate Sienone. Grazie per aver visto il video. Con i prodotti Sienone ci vediamo sicuramente il mese prossimo quando parlerò dei prodotti di settembre. Ciao ciao!